Sono partite le domande per poter partecipare al corso abilitante, mentre da una parte il concorso straordinario doveva partire pure oggi e invece le domande per poter partecipare invece è stato rinviato il concorso straordinario per i precari, visto le modifiche che sono in corso d'opera durante l'esame del decreto legge sulla scuola, invece dal 28 maggio fino al 3 luglio sarà possibile per chi ha 3 anni di servizio, di cui almeno uno con servizio specifico, di poter presentare la domanda per conseguire un'abilitazione. ANIEF a questo riguardo ribadisce ancora una volta, ci sono migliaia di precari esclusi da questa procedura, riteniamo pure che comunque tutti i precari con 36 mesi di servizio, come in passato è stato fatto negli ultimi 20 anni, avevano diritto e hanno diritto a poter comunque seguire il corso senza dimostrare di poter passare la selezione dei quiz. In passato lo Stato li ha fatti, li ha attivati questi corsi, questa è la prima volta che non riconosce ai precari il diritto di poter conseguire l'abilitazione, ecco perché ANIEF ha confermato i ricorsi per ampliare il più possibile la platea di chi vuole conseguire l'abilitazione, per esempio abolendo il limite del servizio specifico, riteniamo che sia inutile perché bisogna invece utilizzare questi insegnanti e dare l'abilitazione, ovviamente attraverso quell'esame finale e di Stato che misurerà il merito e misurerà appunto l'attitudine all'insegnamento con l'abilitazione. E questo è molto importante. Poi ci sono altre categorie di esclusi, per esempio il servizio come dottorato di ricerca non viene valutato, mentre in passato ANIEF ha vinto i ricorsi in tribunale facendo riconoscere anche il servizio prestato come dottore di ricerca come utile, analogo a quello servizio prestato per l'insegnamento. Servizio prestato in alcune classi concorsuali come la 66 non viene riconosciuto, insomma ci sono diversi motivi e riteniamo quindi che alla fine anche la soglia della sufficienza sia comunque almeno un criterio utile per poter permettere di conseguire l'abilitazione. Per questo ancora una volta ANIEF conferma un giudizio negativo sui criteri di esclusione e di selezione di questo bando che comunque non consente a tutti quanti di poter prendere l'abilitazione.